L'ottavo racconto di questa lista. Io ci ho messo i nominativi per ricordarmi. Dunque, adesso prima di tutto vediamo che data è stasera. Stasera è il 13 del 10 1988. Intitolato L'ottavo racconto dice così: La donnina misteriosa nel mio vigolo. Dunque, io è tre anni che non faccio più Babbo Natale, perché qui la salute non è più come una volta. Ho 72 anni finiti, ma quello direbbe il meno. Ecco, c'ho sbalzi di pressione, è che c'ho, che una volta mi faceva male nel freddo e nel caldo, e circolazione sanguigna mal piazzata. Scusate che piovo un goccio di vino, perché a forza di chiacchierare ne ho fatti già 4-5 dei racconti. Allora scusate la mossa, tanto siamo tutti in casa, no? Beviamo la salute di chi rivedrà anche questa cassetta. Ma si asciuga la bocca, se no. Senza bicchiere alla Perugina, alla carrettiera. Non faccio più, dicevo, il Babbo Natale, non lo posso far più. Mi dava piacere, al centro il Babbo Natale, la Perugina mi dava tanta roba, i negozi un po' quello e un po' quell'altro, io me la godevo, no? Dava piacere, insomma, a divertirsi. Ma il freddo non mi fa più bene e il gran caldo non mi fa più bene. Fino che gli ultimi anni, gli ultimi 2 o 3 anni mi pare, qualche anno fa, nel mio vigolo, ecco perché è intitolato L'ottavo racconto, La donnina misteriosa nel mio vigolo. Una volta io venni su, ma dunque non mi rammento se ero già vestito da Babbo Natale, ma mi par di no, perché ero in procinto che stavo distribuendo qualche piccola caramella qui ai vicinati, perché c'avevano i figlioli. Allora mi ci divertivo, era nobbia, ecco te, sai, e anche dai grandi un pochino, queste 4 case, così. Una delle tante volte che appunto questo racconto, una volta, tornando su, verso casa mia, nel mio vicolo, vidi una donnina piccolina, ferma, proprio nell'inizio del vicolo dove io ho messo l'immagine. Io sto qui in Via dell'Oro, Socorini, mi conoscete. La donnina ferma, piccolina, giovane, non so, a occhio, potrei avere 23, 24, 25 anni, una cosa del genere, giovane, no? Bellina, bassina e tondina. Io sono passato e sono venuto a casa. Ho preso un po' di saccucciate di ste caramelle e poi sono andato giù e sta donnina sempre lì. Io ho pensato, ma da chi aspetta questa? Zitta zitta, sul mezzo dell'inizio di sto vicolo. Allora io dico adesso, come ripeto, con le saccocce, con le caramelle, perché le caramelle ne radunavo fra dolce e tutto su un quintale e 30, un quintale 40 kg, quando andava male un quintale 20 kg, tutti me ne davano un po', e dopo certo toccava fare da Babbo Natale anche da Befana, no? Per sti fioli e anche più grandi, dava piacere. Certo, la fatica era fatica, ma non mi metteva pensiero perché mi dava soddisfazione, mi dava gusto. Dopo però, ripeto, adesso ho dovuto smettere perché la salute non corrisponde, se mi sento male che faccio? Andando giù, dicevo, ancora sta donnina era lì. Allora io gli feci, scusi, aspetta qualcuno? Così, ho azzardato, perché mi poteva dire anche poi i fatti miei. Dice sì, aspettavo a te, perché tu sei come me, mi ha detto. Ma io adesso queste parole non ho potuto capire da che cosa erano basate, però ho pensato subito, nell'altro vicolo, via di Martelli, c'era una famiglia che tuttora c'è, che di quei tempi c'erano mie vai, pensavo anche male, tant'è vero tal padrone, ho preso confidenza, dico, ma
Sai che la gente viene fatta di pensare male, tutto sto vi vai di uomini e donne, non è che ci avrete delle cose, e chissà, drogaggi. La gente può dubitare male, ma ognuno fa quel che pare, basta che non date noia. Dico, mi permette di fare questa osservazione? Una volta gli dissi questo. Allora, quando sta donnina mi disse, dice, aspettavo a te, perché tu sei come me, mi ha detto. Io ho pensato a sta famiglia. Dico, lì c'è un po' di gente, ma sa che non va bene fra di me. E chi entra, chi esce, non è una famiglia seria. Adesso invece si è posata la cosa. Io dovevo dubitare questo. Con sto dubbio, con sto pensiero ho pensato, sta a vedere che quella famiglia gli avrà detto, fa conoscenza con Gorini, è solo, non metto bravo, è anziano, ma è bravo, c'è, può darti che c'ha qualche lira. E io ho pensato così, che questa donnina mi avesse risposto in quel modo, per potermi, non so, avvicinarsi con la parola, no? Che dovevo pensare io? Che ne so, ho pensato così. Allora io mi ho risposto, che ho risposto? Sono rimasto un po' ingarbugliato. Allora mi è venuto fatto, dico, prenda un po' di caramelle. E io ho dato le caramelle, ma però non sentivo la persona. Ah, un minuto, quando mi ha detto, già mi dimenticavo il più importante, quando mi disse, dice, aspettavo a te, ma una vocina che veniva da lontano, questo particolare che dimenticavo, una vocina, non che era di qui, che era vicino a me, come una vocina da lontano. Dopo ho riepilogato tutte le mosse lì per lì, no? Ma dopo ho riepilogato. Allora stavo per dire, come dicevo prima, gli davo le caramelle. Dico, prenda la manciata di caramella, gradisca signorina, io faccio come gli avrò detto. Però, io mi pare che, lei non l'ho sentita, so io un po' ne sono caduto. Lei mi fece, dice, no, non importa. Io gli ho detto, queste caramelle, ma queste caramelle mi pare che non c'era nessuno. So io, se sono andato per terra, sono cavolo. Io ho dato queste caramelle e mi sono levato di sti mali per andare a servire quell'altro amici in giro, sulle case, sui fiolini, perché pensavo che fosse la donnetta di quella famiglia. Se di là gli avranno detto, no? Perché anch'io sono malizioso in delle cose, mica, cavolo. Dice, di là c'è Gorini, facci conoscenza. Io ho pensato male perché su e giù, donne e uomini, una volta appunto, ripeto, dal padrone ho fatto, dico, ma la gente può pensare che ci avete anche dei stupefacenti. Insomma, da pensa male. Io per me ho fatto come che mi pare, ma ho voluto avvertire. Allora, sta donnina, io credevo che fosse, scusate che guardo se la bobina mi funziona, perché se ancora c'è qualche parola, fosse una ragazza bazzicante da di là, dice, ma ci abita Gorini, e non metto un gamba, capito com'è? E io pensavo così, ma invece no, perché quando ho riepilogato tutte le cose, tutti i fatti, sta donnina misteriosa, ma non era vero che era di là, perché la voce veniva da lontano, dopo ho riammentato tutte le cose, le caramelle che ho detto, che gli davo, l'ho sentita, la vedevo, ma so io, non c'era nessuno, so un cavolo com'era, è un fatto misterioso. Questo racconto, ottavo racconto, la donnina misteriosa nel mio vicolo. E c'ho un'immagine di là, tanto c'è qualche metro ancora per raccontarlo, a San Savino di Magione, un paesino, c'era un'immagine che adesso ce l'ho di qua io, una madonnina, l'immagine è di là, i passanti l'avevano rovinata, non so, l'avevano coisso io, sembra così perché l'avevano scocciata qualche vandalismo, ok, o come, io ci avevo preso affezione,
Dopo un po' la cambiarono, ci misero un'altra Madonnina, ma però in fotografia, come si dice, in cartone, come si dice, in disegno, un'immagine in disegno. Invece questa è proprio fabbricata. Certo, per farvela vedere dovrei adesso fare un cambiamento e farvi vedere, ma adesso se ci fosse 5 minuti, 2 minuti di tempo, volevo spiegare questo, però mi interessava. Ma era affezionato a questa posizione di questa Madonnina isolata a San Savino, verso San Savino. Questa Madonnina all'ultimo non ce l'ho trovata più, perché l'avevano levata, il prete l'aveva levata e ce l'aveva messo quell'altra, perché era tutta scocciata, l'avevano scocciata, dopo l'avevano rincollata, l'avevano cosata e gli mancavano le manine. La testa una volta non c'era, io una volta ce l'ho posata così, dopo ce l'ho trovata che l'avevano incollata. Fatto sta, questa Madonnina, per dirne una, rassomiglia proprio a quella donnina del vicolo, venne a sapere che il prete l'aveva archiviata, l'aveva messa giù in una cantina. Allora tal prete, ma c'era la sorella del prete, e dico, detemela a me, e dice, piatela, piatela. Io, figurati, contento, l'ho presa e me l'ho portata a casa, no? Però quando siamo passati, abbiamo salutato anche il crocifisso che sta da piedi a Magione. Abbiamo passato lui, così sarà il figlio e la madre. È stata cambiata la mamma, è stato cambiato anche il figlio, il crocifisso è stato cambiato, perché gli è caduto il braccio destro. Quel che ho potuto, adesso a parte queste due parole che non c'è bisogno che lo dico, ma manco farla apposta. La Madonnina è con me, è di qui. E che non sia quella del vicolo stesso, e io non lo so, misteri. Adesso se ci fosse ancora un giro, la inquadro, se mi riesce. Adesso io ho acceso un'altra luce, è di là in camera mia, ma certo non so se mi riuscirà a inquadrarla. Questa è, appunto, come dicevo, l'immagine della Madonnina de San Savino, vicino a Magione, no? Questa adesso è in casa con me. Allora il racconto che ho fatto, sarà la stessa donna, la stessa persona? Vedete, mi pare che adesso si vede bene. Avete visto? Vedete come sono le cose, le fatalità? Come sono le fatalità? Vedete, per esempio, visto? Ecco quelle. Adesso, per esempio, dunque, un po' vediamo. Ecco quelle. Sembrano scherzi le cose, eppure così. Io con questo, appunto, questo racconto, come è chiamato? L'ottavo racconto, la donnina misteriosa nel mio vicolo. Che ne so chi sarà? Che ne so chi sarà? Che ne so, misteriosa. Per esempio, visto? Ecco quella. Adesso, per esempio, dunque, un po' vediamo. Ecco quella. Sembrano scherzi le cose, eppure così. Io con questo, appunto, questo racconto, come è chiamato? L'ottavo racconto, la donnina misteriosa nel mio vicolo. Che ne so chi sarà? Che ne so chi sarà? Che ne so, misteriosa. Mettevo le caramelle e non sentivo la persona. Sono cose da pensarci. Vedete, doveva essere proprio il destino che doveva venire in casa con me, eh? Cioè, potevo mai pensare a questo io, potevo mai pensarci, vedete, eh? Non so, io mi vedo male perché non c'ho nessuno che mi aiuta, piazzo la telecamera e poi dopo la registro come posso. Tu vuoi il palpurgo, io? Perché tu fai come quello dice, ci provo con tutti, qualcuno mi dirà di sì, questa non è timidezza. Perché l'uomo è soggetto alla volpata. Momento, signori, momento. Abbiamo... L'uomo, lei, non so se lei conosce, dottore. Io sono dottore in economia, non c'ho mai da dire.
Sì, lui è un libero pensatore. Lui è un uomo che vive solo. Io l'ho portato questa sera nella speranza. Sì, siamo in comitiva, diciamo, qui a casa dei signori qua. Oh, no, volevo dire, l'uomo facendo un riassunto. E certo, le persone sono di tanti ranghi, di tanti fatti, non si può fare una centina, però una centina di questa che sto per dire io esiste, me l'hanno insegnata e la tengo a memoria, perché dicono così, senza far parte né quelli che si sposano e né quelli che non si sposano. È una centina, è un modo di dire. È una cernita. Me l'hanno, è uguale, tanto basta che la capite. E l'uomo è soggetto a tre strati, e dice così, il primo strato. L'uomo si sposa perché non è intelligente. Secondo strato, l'uomo divorzia perché non ha pazienza. Terzo strato, l'uomo si risposa perché non ha memoria. Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose. Perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero.